adesso andiamo a vedere delle tecniche in cui mi trovo dove il mio paziente che sto andando a soccorrere, preso da un forte stato di agitazione, dettato da un'alterazione psichica, un'alterazione dovuta a sostanze stupefacenti, si sente minacciato e quindi prova a bloccarmi mentre sto andando a soccorrerlo. In questo caso quindi mi afferra il polso anche con forza. Cosa molto importante, io non voglio, se non è necessario e non devo, colpirlo, quindi cercherò di lavorare semplicemente sulla presa, lavorando con il corpo, non con la forza, perché dobbiamo ricordarci che tutte le tecniche basate sulla forza potrebbero non funzionare, so che fare una persona più forte di me. Quindi quello che andrò a fare è semplicemente tenere questa mano in protezione, nel frattempo lavorerò con il taglio della mano, anche se è forte posso comunque girare il polso, lavorerò su questa inserzione tra pollice e indice. Una volta creato quindi questo taglio, andrò a lavorare con il corpo verso questa direzione. Una volta fatto questo movimento, quello che cerco di fare è mettermi a distanza di sicurezza, intimando anche alla persona di non avvicinarci. Di non avvicinarsi. Bene, potrebbe anche accadere che la persona mi prenda con l'altro braccio al polso. La cosa è la stessa, non cambia assolutamente niente. Quello che cambia è semplicemente nel movimento, ovvero qui mi troverò scomodo ad andare in quella direzione, quindi lavorerò sempre con il corpo, lavorando in rotazione con la mia mano sul suo polso e mi troverò quindi l'apertura qui. Da qui mi basterà semplicemente lavorare con il corpo e con questa mano, applicando una pressione sul suo avambraccio e sfilandomi con il corpo. Potrebbe anche accadere però che l'aggressore, in questo caso il paziente, mi possa prendere i polsi con entrambe le mani, quindi mi troverò magari qui e mi prenderà entrambi i polsi, in questo caso dal basso. Allora, uno degli istinti più comuni è quello di cercare di aprire questa presa, ma come dicevo poco fa, se lui è molto forte è una cosa che non mi permetterà assolutamente di fare. Allora lavoriamo al contrario, andremo invece a chiudere la presa, chiudendo le mani, e da qui andrò a lavorare con tutto il corpo, andando verso l'alto, facendo leva appunto sui suoi pollici, in questa modalità. Stessa condizione nel caso in cui invece mi dovessi trovare con le mani alte e lui mi afferrasse i polsi da qui. Stesso concetto, qui non riuscirò sicuramente ad aprire, allora andrò a chiudere. Poi da qui quello che andrò a fare è andare in questo caso verso il basso, sempre lavorando con il corpo e con le mani.